è stato fatto un'ordinanza di protezione civile che diceva che nei campi non solo non si poteva somministrare alcolici, ma non si poteva somministrare caffè e Coca-Cola per non eccitare i terremotati. Cioè io quello che contesto è questo paternalismo oppressivo. Sì, girava una circolare nelle tendopoli durante il periodo di permanenza dove c'erano dettate le linee guida per la dieta dello sfollato, del terremotato, dell'attendato, diciamo. E non si poteva somministrare Coca-Cola, caffè, alcolici. Caffè, ma tu l'hai letta questa circolare? Io l'ho vista buttata sul tavolo del li chiamavano capocampo, quindi anche questo termine un po'... C'è chi dice che quasi sta facendo comunque una prova generale per applicare su un territorio vasto la sospensione dei diritti. Di fatto questo è vero che sono sospesi i diritti dal giorno del terremoto. Qual è il problema? Che non si può mettere. Perché te lo dico io? Mi dica per quale autorità è, perché. Non si può usare. Lo sapete? Da dove vengono queste regole? Ma da dove vengono queste regole? La legge! La legge! Ma che fa? Perché? È una strisciona, che male fa? Non la legge nessuno. No, scusi, cioè lei fa così, noi non possiamo fare. Così non lo posso fare, no? Guarda, quello che bisogna fare lo decidiamo noi, ok? Ah, bellissimo!